Ciao a tutti quanti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video sul canale. Quest'oggi andiamo a vedere insieme un unboxing. Avevo fatto una storia Instagram appena mi era arrivato il pacco inviato gentilmente dall'asso nella manica, quindi se non mi seguite su Instagram vi lascio il link in descrizione perché lì posto tutto quanto quello che mi succede durante il giorno, magari, o anche le cose relative alla magia per lo più appunto, e tutti quanti mi avevate detto di portare l'unboxing, quindi sono qui a registrarlo. Prima di incominciare voglio fare solo una precisazione: ci tengo a ringraziare tantissimo lo store dell'asso nella manica perché mi ha inviato e mi ha regalato questi mazzi, e quindi qualsiasi cosa che vedete in questo video, qualsiasi mazzo, qualsiasi effetto, lo potete acquistare sul suo store e utilizzando il codice sconto SBARD, tutto in piccolo come vi lascio scritto in sovraimpressione, avrete appunto il 10% di sconto sul totale dell'acquisto dello store. Vi consiglio di passarci ragazzi perché ci sono degli ottimi articoli a ottimi prezzi appunto, quindi vi lascio sotto naturalmente il link del suo store. Detto questo, non perdiamo tempo perché penso siate curiosi di scoprire che cosa c'era, perché dico c'era perché registro questo video dopo aver già aperto il pacco, però comunque che cosa c'è all'interno del pacco. Quindi niente ragazzi, buona visione, spero che vi piaccia il video. Ah, fate così, lasciatemi un commento tutti quanti qua sotto scrivendo qual è il mazzo più bello tra quelli che mi sono arrivati, perché voglio che ci siano tantissimi commenti con scritto tutti quanti i nomi dei mazzi per vedere qual è quello che è piaciuto di più. Detto questo, buona visione ragazzi. Boh, magia. Ma ora andiamo a vedere il contenuto del pacco perché nemmeno io lo conosco e quindi non vedo l'ora appunto di scoprire che cosa c'è all'interno. Incominciamo ad aprirlo con la solita classe che mi contraddistingue e leggiadria, come potete vedere. Ed eccoci qua. Incominciamo subito a vedere cosa c'è dentro. Intanto ragazzi, come vedete, il buon Max spedisce sempre con queste buste bollinate in modo che anche se sbattono, perché il corriere non si sa mai che fine fa fare i mazzi, così non si rovinano sicuramente, quindi punto a favore. Però apriamo e andiamo a vedere che cosa c'è all'interno. No, ho già intravisto una cosa spettacolare ragazzi. Attenzione, vi sbusto subito per primo il mazzo di One Tamariz, il nuovo mazzo di One Tamariz, cioè più che nuovo, il primo mazzo di One Tamariz. Bellissimo, dopo magari li apriamo anche. Anzi, facciamo così, lasciatemi nei commenti, scrivete nei commenti che mazzo vi piacerebbe che io aprissi in un video, così il più votato lo apriamo insieme. Comunque andiamo a vedere, attenzione, vedo anche il bellissimo mazzo di Gabriel Borden Magic, le Eka Playing Cards, disegnate proprio da lui, con anche la scannerizzazione personalizzata per avere l'effetto in regalo. Ah, e guardate, mi ha spedito il numero 95, SBARD 95, quindi non a caso. Comunque questo mazzo è assurdo, anche questo è elegantissimo. Anche questo, se lo volete vedere aperto, scrivetemelo nei commenti. Comunque ci farò sicuramente tantissime foto su Instagram. Poi, ah, bello, bello, bello questo. Attenzione, abbiamo un mazzo di Flexible. Queste non le conosco, non le avevo mai viste, però so che sono, ecco, bellissime di dorso. Questo dorso molto, molto elegante. E niente, ci stanno un sacco. Quindi vediamo anche queste poi come saranno all'interno. Poi abbiamo, presumo, un mazzo di Phoenix. Quindi sì, un mazzo standard di Phoenix. Non so se è un effetto, magari un mazzo per poi farci un effetto, quindi serviva un mazzo standard. Poi qui cosa vedo? Vedo una scatolina con The Barn Prediction 2.0. Ve lo ricordate l'effetto The Barn Prediction che vendeva l'asso nella manica, inventato da lui, che vi avevo anche fatto vedere la performance, magari ve la lascio qua nelle schede. Ecco, questa è la 2.0, quindi penso che sia una versione migliorata di quell'effetto. E infine qua abbiamo, vediamo, possiamo buttare via questo coso di plastica. Infine abbiamo Klaus the Mouse. Quindi questo non lo conosco, non ho idea di che cosa sia, dalla Card Shark. Magari di questo farò un effetto sul canale apposta, perché penso che sia un effetto apposito con un topo, non lo so cosa sia. Comunque poi lo aprirò e vi farò sapere. Quindi ragazzi, questo è quanto. Io direi che siccome è stato abbastanza veloce il video, li apriamo insieme questi mazzi, così li vediamo velocissimamente insieme. Questo non c'è bisogno perché sono mazzi standard. Allora, andiamo a aprire prima il mazzo di Tamariz. Ci ho messo un'ora ad aprirlo, però eccolo qua ragazzi, non ha il bollino, quindi molto buono perché non si rovina ad aprirlo. Qua abbiamo scritto One Tamariz Playing Card e le carte le avevo già viste su Instagram naturalmente, però devo dire che dal vivo rendono tantissimo questo colore viola, a me piace molto. Dorso molto minimale, molto semplice, con questi cilindretti viola, con questo ragno appeso. E poi come sapete abbiamo i due Joker che rappresentano un portastrumento appunto, e poi abbiamo la carta, se non sbaglio, esatto, dove è rappresentata la sinfonia in mnemonica. Quindi un mazzo molto molto bello, mi piace davvero tanto.
facce standard e il dorso lo conoscete tutti, però è questo qua. Anche queste, ragazzi, non hanno il bollino, quindi anche queste non si rovinano l'apertura. E sono, vediamo, non le ho mai tenute in mano. Questa penso sia una carta extra, anche questa, sì, con scritto flexible. Il dorso è questo, proprio quello della scatolina. Minimale, semplice, ma allo stesso tempo secondo me molto bello, soprattutto per quelle che sono le mosse di cardistry, perché quando si va a muovere un dorso di questo genere, fondamentalmente l'effetto ottico è molto maggiore, quindi secondo me sono molto molto belle per fare cardistry. Le facce non le conosco. Ah, le facce però sono completamente standard, non lo sapevo, e questo è un altro punto a favore, perché allo stesso tempo possono essere utilizzate tranquillamente per fare magia, avendo le facce completamente standard. Infine, ragazzi, abbiamo le Eka Playing Card, quelle disegnate dal, tra l'altro, un mio amico, un grandissimo che inventa sempre dei giochi assurdi. Ragazzi, passate dal suo canale se vi va, si chiama Gabriel Board & Magic, e questo è il suo mazzo di carte. Adesso apro il bollino cercando di non rovinarlo. Ok, ragazzi, operazione bollino riuscita. Qui abbiamo il numero 95, come vi ho già accennato, e sono curiosissimo di tenere in mano queste carte perché per ora le ho viste solo da foto. Questi sono i due Joker che rappresentano due simboli, non vorrei dire cavolate, quindi non lo dico, però due simboli, insomma, dell'antichità. Qui abbiamo l'asso di picche, qui abbiamo il 2 di picche. Come vedete, i semi sono tutti un pochino diversi, come potete vedere le forme, anche quelli rossi. E il dorso è la cosa, secondo me, a favore di questo mazzo, perché è davvero bellissimo, soprattutto su questo nero rende, secondo me, tantissimo. La qualità è ottima, quindi ottimali per fare magia. Guardate subito che ventaglio l'apertura. E secondo me queste carte ve le consiglio tantissimo per la magia, perché, come vedete, inoltre hanno una storia particolare dietro che potete leggere, se non sbaglio, scannerizzando questo codice, appunto, digitale. Quindi, ragazzi, questo era il contenuto del pacco. Se volete vedere qualche mazzo più nello specifico, magari l'Eka che ha una storia dietro o qualsiasi altra cosa, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, scrivetelo nei commenti, seguitemi su Instagram, chiamo Sbardo95, perché vedrete tantissime foto di questi mazzi, e spero che l'unboxing vi sia piaciuto.